La pandemia ci ha sempre più resi consapevoli quanto è importante il cibo, che cosa c'è dietro la trasformazione del cibo. In questo periodo abbiamo sempre capito e capiamo sempre di più l'importanza del mangiare bene, l'importanza del mangiare sano e l'importanza quindi di mangiare alimenti salubri. L'innovazione e la trasformazione del cibo comporta quindi creatività, comporta studio, comporta ricerca a tutti i livelli. O parliamo di ristorazione di alta gamma, di ricerca, come può essere la ristorazione di un posto come il mio, un 3 stelle, quindi un posto elitario per antonomasia, oppure parliamo quando ci immaginiamo la ristorazione di grandi numeri. L'esperienza che ho fatto io in una cucina di un ristorante ospedaliero mi ha fatto sempre più capire quanto è importante la ristorazione collettiva e che driver di sviluppo economico può dare al sistema paese. Far mangiare bene, far mangiare in maniera salutare. Cercare quindi di diminuire al massimo la malnutrizione della ristorazione collettiva, quindi vuol dire ospedali, mense scolastiche, mense aziendali. Quindi è un tema che affronteremo, è un tema che secondo me avrà una ricaduta economico-sociale in futuro molto importante e là ci giochiamo, secondo me, una partita anche di rinnovamento del sistema agroalimentare, perché il dialogo tra la ristorazione collettiva, la creatività, la trasformazione, il sistema agroalimentare e quindi l'industria che ha dei valori, che porta con sé una serie di trasformazioni di prodotti rispettando tutti i valori dell'ingrediente stesso, secondo me sono degli asset che devono essere assolutamente messi a sistema per un rilancio di un'economia salutare, sostenibile e democratica.